l'Italia che fa in questa estate così diversa a cui ci stiamo abituando, che comunque ci fare. Attenzione, l'allerta sempre altissima, ma noi continuiamo a raccontarvi le buone notizie del nostro paese, le cose più belle che gli italiani sanno fare, normalmente in squadra. Riccardo Bonacina fa parte di questa squadra. Pronti per fare un giro anche oggi? Un giro di vita. Vita, che è la rivista del terzo settore di cui Riccardo è editore e responsabile. Allora, oggi avremo un'altra straordinaria ospite, lo sapete, ogni giorno amici ci raccontano il lato più inedito della loro vita. Al di là della carriera, oggi si racconterà agli amici di Italia che fa Cristina Donadio, una straordinaria attrice, nota al grande pubblico per un'interpretazione molto forte e intensa di Chanel nella serie Gomorra, ma come dire, la sua carriera anche teatrale è talmente vasta, bella, ricca, insomma, una donna di grande personalità, di grande spessore e profondità, la incontriamo tra poco. Iniziamo, Giovanni Caccamo, a volare attraverso le destinazioni protagoniste di questa puntata. Ah, partiamo dalla mia città, partiamo da Napoli, di cui abbiamo già raccontato tantissimi petali della Fondazione Banco Napoli, poi approfondiamo di nuovo tutte le tematiche che vivono all'interno del paese ritrovato qui. Importanti nelle scorse puntate. Vediamo oggi che cosa ci riserverà Padova. Iniziamo il viaggio. Questo caldo pomeriggio che nei nostri studi di Milano caldo non è. Tutto bene, si sta bene. Con l'aria condizionata, freschi il giusto. Ti vedo con la tua camicetta. Allora, senza perdere tempo, grafica, Napoli, il mio bel Vesuvio. Ecco, la cartina è corretta, vedi? La campagna è nel posto giusto, che si sappia. Dunque, iniziamo a scoprire, appunto, come dicevo prima Riccardo, gli altri petali della Fondazione Banco di Napoli. Abbiamo curiosato, ficcato il naso nel preziosissimo archivio storico, dove ci sono documenti che ci parlano di una Napoli di 400-500 anni fa, che pure sono importanti. Abbiamo scoperto come, per esempio, la Fondazione Banco Napoli sostenga un'opera di sportello per gli imprenditori che in questo momento vivono indubbiamente un momento di difficoltà, grazie alla consulenza gratuita di commercialisti, fiscalisti e quant'altro. Oggi invece ci occupiamo, ahimè, ci tocca farlo, della povertà che c'è comunque nella regione Campania in seguito anche al lockdown, quindi la solidarietà anche attraverso la spesa e beni di prima necessità. E ci incontriamo con Raffaele Polese. Buon pomeriggio, Raffaele. Con gli istinti, soprattutto in questi momenti di emergenza, dove abbiamo avuto la possibilità di poter avere l'adesione di oltre 700 volontari cosiddetti temporanei. Sono volontari che si sono come dire, dati da fare e voluti dar da fare in questo momento di emergenza. Molti di loro hanno preferito a questo punto, una volta incontrata la sofferenza, fermarsi un attimo e riflettere su quella che era la loro iniziale disponibilità. Altri invece hanno preferito... Nell'archivio dove sei tu, perché incontriamo un'altra persona di estrema importanza in questo anello, che Riccardo, permettimi, va detto, io mi chiedo, con tutte le storie che stiamo raccontando qua l'Italia che fa, ma se non ci fosse stato il terzo settore, ma se non ci fossero state le fondazioni e questi progetti così radicati, capillari, no, sul territorio, ma la gente... Ma come avrebbe fatto? Sarebbe stato. Penso adesso, restando sempre su Napoli, immagino che lei sia a Napoli. Apriamo subito il collegamento con la straordinaria Cristina Donadio. Buon pomeriggio, Cristina. Ciao Veronica, come va? Io molto bene, anche molto contenta di averti qui all'Italia. Anche io sono felice di essere tua ospite insieme a questi ospiti meravigliosi. Hai seguito un po' la storia, stiamo raccontando. Sì, questo nostro mestiere è fatto anche di contraddizioni, quindi io dico che Napoli è uno stato d'animo. A seconda di quello che vuoi raccontare, ti suggerisco. E me lo portava all'intervallo, io lo allattavo e lei se lo riportava a casa. Ma che dunque meraviglia. Diciamo che ho potuto essere madre perché ho avuto una gran madre io. Mia madre mi ha supportato e mi ha aiutato, mia madre, la mia famiglia, però devo dire soprattutto mia madre, e mi ha permesso di continuare la mia vita, di andare a scuola, di finire la scuola, di cominciare a fare l'attrice, e a mio figlio non è mai mancato niente, anche perché poi mi sono sposata con suo padre, eccetera, ma sempre mia madre era lì a fare da mamma nonna, a fare da mamma a me, da mamma a mio figlio,
Cosa fa adesso Antonio? Bellissimo. Una sorta di solidarietà talmente forte che poi siamo diventati una sola voce e quindi qualcosa è successo. Infatti, la settimana scorsa ho finito lo spettacolo con la regia di Pappi Corsicato. Con cui hai lavorato già tanto? Durante il Covid, sì. E siamo ripartiti facendo teatro all'aperto, che non è la stessa cosa, ma era giusto dare un segnale, un segno di ripartenza, appunto. Ma posso chiederti, Cristè, grazie mille. Bella chiacchierata sempre con Cristina, poi ritorno nel nostro viaggio. Non è mai troppo tardi per imboccarsi le maniche, lo possiamo fare anche un po' noto più del solito, e io adesso anche mi do da fare, non mi rimbocco le maniche perché non le ho, però col pensiero mi applico, mi impegno a raccontare al meglio quello che, insomma, già vi sto raccontando ormai da qualche giorno, andando in Lombardia, andando a Monza, aprendovi le porte di un posto che quando io su carta per la prima volta ho letto la bontà del progetto, dell'opportunità, sono rimasta veramente ammirata. Ecco, io provo grande ammirazione per chi tutto questo lo ha pensato, ideato e messo in piedi. Sto parlando per l'appunto del Paese Ritrovato, che è un posto dove i malati di Alzheimer possono vivere una vita autonoma, libera, ovviamente controllati, senza che però loro ne abbiano una reale. Devo dire, di questo bellissimo contributo video mi suona ancora la risata di Sante, devo dire proprio bella, piena, ed emerge da questo racconto anche l'importanza di come cambia, ed è cambiato il legame tra il padre e il figlio, ma come può migliorare questo legame. Ecco, Sante è riuscito, ai primi segni di decadimento cognitivo, è riuscito comunque ad avere la lucidità di chiedere a suo figlio Thomas: ok, mi sta accadendo questo, trovami un posto dove io possa stare bene, dove io possa stare meglio. Ed è arrivato poi al Paese Ritrovato. Mi aprite gentilmente il collegamento con Sonia Lavezzini, coordinatrice socio assistenziale. Buon pomeriggio, Sonia. La persona che ama molto di più stare nell'appartamento. C'è chi invece ha più vita sociale e quindi frequenta i negozi. Noi abbiamo all'interno del paese una serie di negozi che rappresentano che viene offerto. Ed è vero che ogni volta che dovete inserire un ospite, un residente, come dire, vanno un attimo prima, poi col Paese Ritrovato, insomma, andiamo avanti fino a venerdì. Quante cose stiamo scoprendo di questa struttura, che necessita, come abbiamo già detto su altre storie, la competenza, la formazione, cioè fare il volontariato, fare parte di uno staff di un posto di questo tipo necessita competenze e formazione. Assolutamente sì, su un tema così come l'Alzheimer, quindi avere degli sportelli che ti danno i consigli, che ti fanno sentire non da solo con il tuo familiare, insomma. E c'è un'associazione, si chiama proprio Federazione Alzheimer Italia, che mette in rete tutte le associazioni sul territorio. Assolutamente necessario. Cambiamo per un attimo pagina, ma restando sempre in quelli che sono, come dire, le parole chiave del nostro programma. Parliamo tante volte di energia, di ecosostenibilità. Tu già l'hai fatto questo test, il Carbon Footprint di Engie, per capire quanto il nostro stile di vita, la nostra condotta abbia un peso, come lo ha sull'inquinamento, sul sistema ambientale. Tu inquini poco, io inquino un pochino di più, ma perché viaggio e il fatto di prendere aereo, treni incide. Tutti abbiamo fatto questo test, anche la redazione. Vediamo la risposta per strada, gli amici che abbiamo incontrato. Allora, facciamolo proprio tutti questo test, anche perché lo slogan è un po' questo: più siamo ad adottare corretti stili di vita, meno inquiniamo. E ricordiamocelo sempre. Cambio cartolina per continuare, ultimare il nostro viaggio di questa puntata. Andiamo a Padova, capitale europea del volontariato, per raccontarvi una bellissima storia, quella di Younes Elfti, marocchino, 30 anni, volontario da 12 anni al pronto soccorso. Apriamo subito il collegamento con Younes. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. L'ho pronunciato bene il tuo nome, perdonami. Nome era, è corretto, è il cognome che c'è un po' le storie e si vedono di quelle cose
insomma, andare a fare qualcosa per gli altri è sempre carino, sempre bello. E da là è nata la voglia di fare le robe, insomma, di aiutare le persone. Posso dire se questa tua esperienza, questa tua voglia di impegnarti... Allora, Riccardo, stiamo arrivando di volata alla fine della puntata. Che cosa hai? Appunti lì? Cosa stai per leggere? Sì, no, perché il fenomeno... Ormai ti conosco. C'è una ricerca che è stata appena presentata, che si chiama i volontari inattesi, cioè gli stranieri che stanno facendo volontariato nel nostro paese. E sono oramai un bel numero, si parla di circa... quasi il 2% del volontariato italiano è composto da ragazzi, da giovani che sono nel nostro paese diciamo in media da 15 anni, il 42% ha già acquisito la cittadinanza italiana e l'11% lo sta aspettando, però fare volontariato diciamo aiuta sicuramente il percorso di integrazione dentro la comunità in cui oramai vivi ed è un bel numero. E belle esperienze. Bella, poi anche insomma è stato proprio bello chiacchierare anche con lui, con Younes. Siamo arrivati allo sportello del nostro programma e l'indirizzo è sportello@italachefa.it dove potete mandarci e le vostre segnalazioni e i famosissimi video con le ali che io poi mando in onda prima della pubblicità. Un'altra lettera che è arrivata alla nostra redazione ci arriva da un gruppo di Treviso che ricorda la nostra prima puntata con Don Gino Rigoldi. E ragazzi del carcere Beccaria, c'era la Soglio in quella prima settimana, ma tu ci hai seguiti, vero Riccardo? E che ci segnala il progetto A Piede Libro, condotto dalla cooperativa sociale Itaca, che a Treviso ha coinvolto 18 giovani tra i 14 e i 25 anni, detenuti nel locale istituto penale per i minorenni. Durante questi incontri con i giovani detenuti sono stati affrontati tanti temi importanti, l'amore, l'amicizia, la scuola, utilizzando libri, utilizzando immagini, utilizzando la lettura ad alta voce e anche la scrittura autobiografica. Un bellissimo esperimento, un bellissimo percorso con cui chiudiamo la nostra puntata per poi darvi appuntamento ovviamente a domani, sempre alle 14:30. La piattaforma For Funding è l'ultimo diciamo promemoria che devo lasciarvi prima di salutarvi, For Funding di Intesa San Paolo e poi un abbraccio con le ali. Perché di ali non ce n'è mai abbastanza. Ciao! Ciao.